Secondo sabato del tempo d'avvento ed oggi 10 dicembre con una festa particolare, la memoria della Beata Vergine Maria di Loreto. Ecco perché stiamo festeggiando, anche perché oggi è sabato. Il santuario di Loreto è sorto nel luogo in cui, secondo la leggenda, la dimora di Maria Vergine sarebbe stata trasportata prodigiosamente dagli angeli. Oggi si può vedere, bellissima. È la casa che secondo la tradizione, così come è stata trasportata dagli angeli. Questo santuario risale al IV secolo ed è uno dei più antichi e anche oggi questa basilica è meta di continui pellegrinaggi. È considerata la Lourdes italiana. La convinzione di questa miracolosa traslazione ha spinto al Papa Benedetto XV a costruire la Beata Vergine di Loreto, patrona principale presso Dio di tutti gli aeronautici, per questo fatto che secondo la tradizione l'hanno portata dagli angeli. Santa Maria di Loreto, prega per noi. Tuffiamoci immediatamente alla parola che oggi la Chiesa ci sta invitando di vivere perché continua la nostra preparazione alle feste di Natale. La prima lettura, che era presa dal libro del Siracide, parlava del profeta Elia. Disse: come un fuoco sorse il profeta Elia, la sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per 3 volte il fuoco. Manifesta il libro del Siracide questa potenza che tiene Elia. Però qua diciamo una cosa immediatamente. Non è la potenza di Elia, ma la potenza di Dio che si manifesta nel profeta. Il salmo sarà il salmo 79. Tu, pastore di Israele, ascolta. Seduto sui cherubini, risplendi, risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Sono già 2 elementi. Il primo, la potenza di Dio che si manifesta nel profeta e Elia. Adesso questa potenza, il pastore, il Dio di Israele, che è pronto ad ascoltare Dio. E con questa frase molto bella, vieni a salvarci, no? Il Vangelo d'oggi, preso da Matteo, il capitolo 17, versetti dal 10 al 13. Mentre scendevano dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Ed egli rispose: sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro. Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista. Guardate che bello, perché il fatto non è una reincarnazione, che non esiste una reincarnazione, sennò che è la potenza di Dio che si manifesta giustamente nel profeta. Ma alla fine, se noi possiamo parlare in concreto, la potenza di Dio, quale sarebbe? O qual è la problematica concreta? Lo abbiamo detto l'altro giorno. La potenza non è il fatto de che venga con fulmini, che bruci, che faccia una punizione, sennò che la potenza di Dio è Maranatà, e vieni Signore Gesù, vieni a salvarci, vieni a salvarmi. E questo ripetelo in continuazione, perché così il Signore viene a salvarti. Ecco, succede che per gli ebrei praticamente questa salvezza era già quasi dimenticata, no? Il tempo dei profeti era passato. Non si aspettava tanto, il Messia deve venire, però loro ancora non sapevano di che forma. Pur
essendo stato annunciato dai profeti. Ma poi nella mentalità e con la sofferenza umana, diciamo, dell'oppressione dell'impero romano, alla fine avevano capito che questo Messia doveva essere una specie di guerriere, un comandante che li doveva riunire, organizzare per resistere e cacciare via ai romani. Invece questo profeta che deve venire, il Messia, il profeta dei profeti, veniva giustamente a portare la libertà, la liberazione dall'oppressione più grande che è quella del peccato. Però, come lo stiamo riflettendo, il popolo di Israele non aspettava tanto quella liberazione, se non che aspettava, aveva perso la dimensione del vero Messia e aspettavano questo, un liberatore materiale, un liberatore che doveva venire alla necessità concreta. E sembrerebbe come quando noi ci avviciniamo a Dio è perché Lui ci risolva un problema concreto, come se il compito di Dio fosse risolvere i nostri guai. Lui no, ci dà la forza per affrontarli, ma questa forza viene dalla speranza. Ecco perché in tutto questo tempo di avvento viene arricchita, alimentata la speranza. E lo stiamo sviluppando grazie all'enciclica Spe Salvi di Papa Benedetto XVI, che lui l'ha nominata così. Nella speranza siamo stati salvati, siamo stati redenti. Numerale 10, che è molto molto bello. Papa Benedetto si fa questa domanda: cos'è la vita eterna? Sembrerebbe una domanda un po' infantile, ma se, secondo la nostra risposta, la tua risposta e la mia risposta, sarà i mezzi che noi provvederemo per raggiungerla, cioè. Voglio andare, tu vuoi andare a tale parte, devi pianificare come arrivare, che cosa hai bisogno. Se noi abbiamo in chiaro che cos'è la vita eterna o che cosa ci stiamo perdendo non avendola, provvederemo della forma migliore. Disse Papa Benedetto che la fede cristiana è anche per noi oggi una speranza che trasforma e sorregge la nostra vita. E si fa questa domanda: è vero che la tua fede trasforma la tua vita? Perché? Per quello che mo avevo detto, secondo il mio obiettivo, secondo quello che tu ed io capiamo come il senso della nostra vita, prolungato, continuato nella vita eterna, alimenterà la trasformazione della tua vita. In altre parole, poche parole. Tu ed io ci stiamo convertendo o ci siamo addormentati? La speranza è diventata una dormizione. La speranza è diventata un va bene che venga quando vorrà. Disse Papa che per dare una risposta fa riferimento al rituale del battesimo, no? Quando si chiede ai genitori prima il nome, che nome avete scelto per darle al vostro figlio, no? E dopodiché si chiede: e voi che cosa chiedete alla Chiesa? La risposta è la fede. E che cosa ti dà la fede? La vita eterna. Però disse Papa Benedetto, appoggiandosi in alcuni testi di Sant'Ambrogio, che, attenzione qua, la vita eterna non deve essere vista in come se fosse qualche appartenenza sociale. Cioè, è vero che il battesimo cancella il peccato originale di cui tutti noi siamo nati, cancella i peccati della persona fino al momento del battesimo,
se un bimbo non ha commesso nessun altro peccato, no? Però la vita eterna, utilizzando il testo di Sant'Ambrogio, non è un fatto di che è l'incorporazione alla famiglia divina soltanto e niente più, è molto di più. Disse Papa Benedetto che questo atto, è vero che è un atto di socializzazione, di incorporazione nella comunità, però che cosa aspettano del battezzato? I doni della vita eterna. La fede dice che è sostanza della speranza. Mamma mia, che profondo che viene Papa Benedetto. La fede è sostanza della speranza. Perché? Perché, e lui si fa una seconda domanda, vogliamo vivere eternamente? Tu vuoi vivere eternamente? E dice che molte persone non vogliono affatto vivere eternamente, perché sarebbe, immagina, come se fosse qualcosa di noioso. A questo punto diventa quasi un ostacolo. Perciò, si cerca giustamente prolungare al massimo questa vita terrena. Perché? Perché l'idea di una vita eterna sarebbe quasi come insopportabile. Ripeto, come noi abituati a fare una cosa, a vedere una TV, a una programmazione quotidiana. Come sarà questa vita eterna? E alcuni pensando di che potrebbe essere una noia, la vita eterna, praticamente la mettono nel cassetto e non la pensano più. Però Papa Benedetto disse: alla morte, la morte deve restituire la vita. È potente. Cioè la morte distrutta con la risurrezione restituisce. Diciamo, le dà vitalità alla vita. E a volte sembra come un gioco di parole. Dice: la vita degli uomini cominciò ad essere miserevole nella fatica quotidiana, perciò doveva essere posto al termine il male affinché la morte restituisse ciò che la vita aveva perduto. Impressionante. L'immortalità è un peso piuttosto che un vantaggio, come loro la pensano. Già prima Ambrogio aveva detto: non deve essere pianta la morte, perché è causa di salvezza. Che fantastico! Immaginate Sant'Ambrogio che ci sta dicendo che la morte causa la salvezza. Cioè, il nostro peccato provoca in te, in me, la conversione, provoca in te, in me, il desiderio della vita eterna, provoca in noi la speranza, ma non il peccato in se stesso come una cosa fatta e niente più, se non il peccato che, riconosciuto, ti porta e mi porta alla conversione, a evitare il peccato, a non peccare più, a desiderare non peccare. Guardate come dentro di quello che sembra una cosa cattiva o non buona può portarci alla vita eterna. Ecco perché che cosa noi aspettiamo. Sì, aspettiamo la venuta del Signore, ma già qui tu ed io già stiamo assaggiando la vita eterna. Il regno dei cieli è cominciato già. Che bello. Continua il nostro tempo di preparazione per festeggiare la nascita del Salvatore, del tuo Salvatore, del mio Salvatore. Maranatà, vieni, Signore Gesù, e buon sabato della Madonna dell'Urto.